Allora, eccoci, per parlare di questo libro cominciamo con una domanda. E la domanda che ti faccio è: con quale immagine rappresenteresti la complessità, se ti chiedessero di farlo? Allora, questa sera appunto vi parlo di Visual Complexity, scritto da Manuel Lima nel 2011, un libro che per ora c'è solo in inglese. Manuel Lima è Design Lead e Startup Mentor a Google. E prima di tutto lui ha creato nel 2005 un sito, visualcomplexity.com, che è ancora attivo, potete vedere, dove nel tempo ha iniziato a raccogliere tutta una serie di visualizzazioni dati, una galleria, e al momento raccoglie oltre 1.000 siti. E quindi qui possiamo trovare risposte su come è possibile rappresentare la complessità. E prima di procedere, vi leggo brevemente come l'editore presenta il libro. La nostra capacità di generare informazioni oggi supera Aspetta la Mario, nostra non vedo che mi abilità. vede. Sento qualcuno che parla sotto, scusate. La nostra abilità nel comprenderle, trovare schemi e fare connessioni significative in reti di dati complesse è diventata una delle più grandi sfide del XXI secolo. Però facciamo prima un passo indietro. Per lungo tempo, nella storia dell'umanità, la metafora principale che abbiamo utilizzato per parlare di conoscenza è stata quella dell'albero. Pensate all'albero della conoscenza del bene e del male, Adamo ed Eva, o ancora nel Medioevo, qui c'è un esempio di tratto di Rano, da Raymond Lull, dove si parlava dell'albero della scienza, cioè la rappresentazione dei domini scientifici fatti con una sorta di triangolo capovolto, cioè una ramificazione progressiva delle varie discipline scientifiche. E questo in qualche modo è andato avanti fino al 1700. Qui vediamo due illustrazioni tratte dall'enciclopedia, quella sulla sinistra dalla prima edizione dell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert e quella sulla destra successiva solo di alcuni anni, in cui la rappresentazione delle varie discipline è vista sempre come una ramificazione progressiva. Non a caso parliamo ancora di branche adesso, di settori della conoscenza. Però, c'è un però, nel Novecento Weaver in Science and Complexity, Warren Weaver, scrive che nel tempo possiamo individuare tre fasi del pensiero scientifico, XVII, XVIII e XIX secolo, problemi di semplicità, ovvero ci concentriamo su due elementi e cerchiamo di capire come sono il rapporto di causa-effetto. Arriviamo nella prima metà del XX secolo a occuparci, arriviamo come scienza, di problemi di complessità disorganizzata. Riconosciamo che la realtà è più complessa di quello che credevamo, ci sono molti elementi e cerchiamo di studiarli. Nella seconda metà del Novecento, ulteriore step, iniziamo a studiare e focalizzare l'attenzione su problemi di complessità organizzata. Non solo abbiamo tanti elementi, ma cerchiamo di capire come sono collegati tra loro. Quindi c'è questo cambiamento da una struttura d'albero, come abbiamo visto che per lungo tempo è stata una metafora prevalente che ci ha aiutato a comprendere e dare ordine e semplicità alla natura che cercavamo di studiare, alla struttura a rete, che è un po' la struttura del vivente. Quindi c'è questo cambio di metafora, si passa alla rete in quanto sinonimo di non linearità, decentralizzazione, interconnessione, interdipendenza, cose di cui in qualche modo abbiamo anche parlato questa sera. Quindi ancora, dall'albero della vita, sulla sinistra abbiamo un esempio di Tree of Life, cioè di albero della vita in cui c'è la suddivisione tra piante, protisti, animali. Alla rete della vita, sulla destra è una rete prede-predatori, chi mangia chi nel Nord Atlantico, una food web. Quindi tutto questo che significa? Non solo riconosciamo la complessità che può essere espressa attraverso le reti, ma cerchiamo anche di decodificarla. Quindi la visualizzazione di reti non è solo la rappresentazione di un grafo, cioè quindi nodi e connessione tra questi nodi, ma si cerca di creare una visualizzazione che sia comprensibile secondo principi di design. Quindi la traduzione strutturale di un sistema, cerchiamo di la complessità di un sistema cerchiamo di tradurlo. E quindi in qualche modo parliamo di una combinazione tra scienza, estetica e tecnica. In questo caso la rete rappresentata è quella di citazioni tra paper appartenenti a discipline diverse, quindi economiche, sociologia, psicologia, psichiatria, su oltre 6.000 riviste scientifiche. Andiamo ancora avanti, possiamo parlare della bellezza della complessità, perché i network, le reti, sono delle topologie ubique, presenti ovunque in natura. Sulla sinistra possiamo vedere un'opera di Jackson Pollock, sulla destra possiamo vedere i neuroni dell'ippocampo di un topo, e troviamo comunque qualcosa di similare. In basso invece troviamo un esempio di Stormo, che
citava Alberto De Toni all'inizio del suo intervento. Quindi possiamo parlare anche di complessità ordinata, perché in uno stormo non c'è un controllo gerarchico centralizzato, ma ci sono alcune regole locali semplici che permettono l'emergere della complessità. Andiamo ancora avanti. Si va verso, dice Lima nel suo libro, una nuova prospettiva in cui c'è ordine e complessità allo stesso tempo, che non sono in contrapposizione ma sono complementari. Diventano due poli dello stesso fenomeno e non può esistere l'uno senza l'altra. Andiamo verso la chiusura. Quindi la rete non ha un centro, ordine e certezze, è una indefinita rete di cause, si dice sempre nel libro. Quindi se parliamo di atomi, neuroni, ecosistemi, universo intero, vediamo che c'è una nuova concezione della nostra visione scientifica e artistica. In questo caso la rete che vediamo è una rete delle malattie umane, di come sono collegate tra di loro. Facciamo un ultimo passaggio. Quindi la rete non è solo un modello superficiale, ma una forza strutturale dinamica che sfida la nostra nozione convenzionale di bellezza, perché ci mostra ordine nel disordine e unità nella diversità. E in qualche modo, come chiude Lima nel suo libro, ci dice che la complessità può essere stupefacentemente bella. E nel chiudere io vi ricordo che una versione estesa della presentazione che ho appena fatto è disponibile già adesso sul sito complexityeducation.com.